Riunione della conferenza dei capigruppo. La Commissione sui fondi strutturali Unione Europea. Legge sulla montagna. 7 giorni in consiglio. All'indomani dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello contro la sentenza del TAR sull'esito elettorale del 2010 e in attesa di conoscerne le motivazioni, il Presidente dell'Assemblea regionale Valerio Cattaneo ha convocato la conferenza dei capigruppo. I Presidenti dei gruppi consiliari hanno deciso di chiedere al Ministero dell'Interno e al Presidente del Consiglio se esistano motivi ostativi al proseguimento delle attività istituzionali. Aspettando inoltre il giudizio di ottemperanza del TAR richiesto dal Movimento 5 Stelle, si è stabilito di procedere in commissione all'esame degli atti indifferibili e urgenti, senza, per il momento, convocare sedute d'aula. In primo piano. In commissione bilancio, il vicepresidente della Giunta, Gilberto Pichetto, ha illustrato lo stato dell'arte della programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, sui quali sono stati avviati i confronti con il partenariato piemontese. Fra gli interventi per il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è stata evidenziata l'importanza dell'asse 1, finalizzato al rafforzamento dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione. Licenziata dalla prima commissione la legge per la tutela della montagna e il passaggio alle unioni montane. Il testo, pronto per l'aula, individua tempi certi per la costituzione delle unioni montane, precisa le loro funzioni e le modalità per il corretto utilizzo dei fondi europei, circa 67 milioni di euro l'anno.